In relatività le quantità scalari sono dette anche in varianti per trasformazioni di Lorentz e sono quelle quantità che mantengono lo stesso valore pur essendo misurate da sistemi di riferimento inerziali diversi. Anche qui c'è un prototipo, è l'intervallo spazio-temporale fra due eventi, che risulta identico, cioè ha sempre lo stesso valore anche se misurato da sistemi di riferimento inerziali diversi, anche se ciascun sistema di riferimento inerziale misura il suo intervallo temporale e il suo intervallo spaziale, che presi singolarmente sono diversi rispetto alle misure effettuate da un altro sistema di riferimento inerziale. Altri scalari per trasformazioni di Lorentz sono i quadrati dei quadrivettori e i prodotti scalari tra quadrivettori. Cominciamo dal prodotto scalare, che generalizza il prodotto scalare ordinario, quello che conosciamo tra vettori tridimensionali, che era dato da questa espressione, cioè la somma dei prodotti delle componenti x, y e z dei due vettori tridimensionali. In realtà noi abbiamo sempre definito il prodotto scalare fra due vettori tridimensionali come il prodotto dei loro moduli per il coseno dell'angolo che formano tra di loro. Qui è riportato l'esempio bidimensionale, due vettori che stanno sul piano xy. E si può dimostrare che il prodotto scalare, inteso come i moduli per il coseno dell'angolo compreso, corrisponde al prodotto delle componenti x più il prodotto delle componenti y. Poi, generalizzando in tre dimensioni, il prodotto scalare diventa la somma dei prodotti delle componenti x, y e z. La dimostrazione bidimensionale consiste nello scrivere l'angolo φ compreso fra i due vettori come beta meno alfa, dove alfa e beta sono gli angoli dei singoli vettori A e B. Poi si applica l'identità goniometrica del coseno della differenza di due angoli. Si raccolgono i vari termini e così viene fuori A coseno di alfa che è AX, B coseno di beta che è BX, A seno di alfa che è la componente AY e B sen beta che è la componente BY e quindi si ottiene questa formula finale, che poi appunto viene generalizzata al caso tridimensionale. Quindi questa è l'espressione del prodotto scalare fra due vettori tridimensionali, che viene poi generalizzato al caso quadridimensionale, definendo il prodotto scalare non più fra due vettori tridimensionali, ma tra due quadrivettori, che è definito moltiplicando tra loro le due componenti temporali, A0, B0, meno il prodotto scalare tridimensionale che abbiamo visto prima. Si dimostra che questa quantità, così definita, cioè il prodotto scalare fra due quadrivettori, rimane invariata al passaggio da un sistema di riferimento inerziale a un altro, cioè è un invariante per trasformazioni di Lorentz. Quindi, benché ciascun sistema di riferimento inerziale misuri componenti diverse per il quadrivettore A, quindi misura il suo A0, A1, A2 e A3, e componenti diverse per il quadrivettore B, quindi B0, B1, B2, B3. Quindi le componenti dei due quadrivettori sono diverse se misurate da un sistema di riferimento inerziale o da un altro, però questa combinazione di calcolo, che è il prodotto scalare tra i quadrivettori, rimane inalterata, cioè è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, quindi è un invariante per trasformazioni di Lorentz. Poi definiamo il quadrato o modulo quadrato di un quadrivettore che è definito come il prodotto scalare del quadrivettore per se stesso. Quindi è la stessa formula di prima, dove b è uguale ad a e consiste nella parte temporale al quadrato meno la parte tridimensionale al quadrato. Anche questa espressione, si può dimostrare che è uno scalare per trasformazioni di Lorentz, cioè non cambia valore se misurato da sistemi di riferimento inerziali diversi. Vediamo ora come è definito l'invariante spazio-temporale, che, come dice la parola stessa, invariante, è anche lui un invariante per trasformazioni di Lorentz, quindi una quantità scalare. Dati due quadrivettori posizione, quindi in pratica due eventi che accadono nello spazio-tempo, A e B, avevamo già definito la differenza tra loro, cioè la differenza tra le loro coordinate temporali e le loro coordinate spaziali. Questo è il quadrivettore differenza tra i due eventi, detto anche intervallo tra gli eventi e sappiamo già che è un quadrivettore perché si trasforma secondo le trasformazioni di Lorentz. La dimostrazione si fa per via diretta. Allora, essendo un quadrivettore, il suo quadrato,
come abbiamo visto prima, il quadrato di tutti i quadrivettori, definito come prodotto scalare del quadrivettore per se stesso, è un invariante di Lorentz anche lui. Quindi se noi prendiamo il quadrivettore intervallo tra i 20 e ne facciamo il modulo quadrato, otteniamo il quadrato della sua parte temporale meno il quadrato della sua parte spaziale. E il risultato di questo calcolo si chiama invariante spazio-temporale, delta S al quadrato. Ed è uno scalare di Lorentz, cioè vuol dire che due sistemi di riferimento inerziali misurano coordinate diverse spazio-temporali per l'evento B e per l'evento A, anche per l'evento differenza dei due, quindi per l'intervallo. Quindi ciascun sistema di riferimento inerziale misura un suo valore delta x con 0 e un suo valore delta x, quindi una distanza temporale tra i due eventi e una distanza spaziale. Però questa combinazione, quindi la distanza temporale al quadrato meno la distanza spaziale al quadrato rimane identica per tutti i sistemi di riferimento inerziali e costituisce l'invariante spazio-temporale.